Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Honkai Star Rail per parlare ancora di Simulated Universe. Oggi finiamo finalmente il sesto mondo, dato che praticamente li ho finiti tutti, e oggi vi faccio vedere come io personalmente ho finito il sesto mondo. L'ho finito con una strategia che sembra essere debole all'inizio, ma che andando avanti vi consentirà di essere veramente veramente solidi per quanto riguarda le difese, ma soprattutto fare anche un buonissimo quantitativo di danno. E sto parlando del patto preservation. Sto parlando del patto preservation perché probabilmente da utilizzare come diciamo patto iniziale, tra virgolette, quindi andando avanti nel gioco e non avendo magari uno skill tree completo, dove giustamente avete la possibilità magari anche di boostare altri patti, così come abbiamo avuto modo di discuterne anche sul mio Discord e in generale anche sul canale Twitch, man mano che abbiamo provato le diverse combinazioni, trovate tutto in descrizione se vi interessa unirvi alla community. Per quello che riguarda ovviamente i miei personaggi e per quello che riguarda ovviamente il mio setup, al momento io sono un po' più forte con questo set preservation. Perché? Perché ovviamente in cosa consiste il set preservation? Come funziona fondamentalmente il set preservation? Funziona con il rapporto di scudi che voi possedete che faranno danno praticamente ai nostri avversari. Quindi più scudi noi abbiamo, più danno facciamo. E dato che io comunque possiedo tre personaggi che in questo caso scudano, perché ho Gepard, che è probabilmente il migliore da sfruttare per quanto riguarda appunto questo setup, il main character però con la variante fuoco, che targetta su di 6 attacchi e ha la possibilità anche di dare qualche scudo, soprattutto andando avanti, 7 marzo che scuda un alleato che ovviamente deciderà lei stessa, e poi Natasha messa praticamente dietro che mi serve solo ed esclusivamente per le cure. Sarei tentato di utilizzare un setup con Bronya al posto di Natasha per magari far passare avanti personaggi come, cioè qualsiasi tipo di personaggio, per rinnovare ancora più velocemente gli scudi. Ed è esattamente quello che farò in questa variante del gioco, perché se si riesce a buildare in fretta il patto, in questo caso non si avranno neanche bisogno di cure. Quindi con Bronya spero di poter velocizzare un pochettino le cose rispetto a Natasha e quindi diventare ancora più forte. Però ovviamente io voglio anche dare una mano ai free to play, e comunque voglio dare una mano anche magari a chi non è stato fortunato come me, che possiede praticamente tutti questi personaggi, per cui vi do come consiglio e vi do per certo il risultato con Gepard, main character, 7 marzo e Natasha. Quindi se avete avuto la fortuna di droppare almeno Gepard come 5 stelle iniziale, non avrete assolutamente problema. Io però in questo caso, giusto anche per il content, anche per una questione mia, per provare una cosa nuova, voglio andare con Bronya. Voglio vedere se mettendo Bronya e facendo accelerare i turni e avendo la possibilità di essere più veloce grazie a Bronya, riesco in un qualche modo a gestire meglio la situazione. Quindi direi di provare così, giusto per provare, giusto per il meme. Nel caso vedrete comunque un taglio, vedrete comunque un filmato magari velocizzato, quello che è, dove vi farò vedere poi direttamente quello che abbiamo fatto, oppure vi farò vedere man mano che costruirò, come ho fatto la volta scorsa, man mano che costruisco i patti vi faccio vedere appunto cosa stiamo facendo, e poi vi faccio vedere gli incontri con gli elite, che sono probabilmente quelli più interessanti fino al boss finale. Quindi patto preservation, che aumenta la capacità di danno assorbito che noi possiamo, diciamo, ricevere con gli scudi alzati, e poi ovviamente abbiamo la possibilità incrementata di trovare patti per il Blessing per Preservation. L'attacco principale è per l'appunto un danno fisico che viene fatto al mio avversario, che viene calcolato sul totale degli scudi che sono attivi sui nostri personaggi. Mentre invece la prima risonanza è quella di infliggere praticamente i critici, diventano tutti critici, e successivamente tutti i personaggi scudati avranno un crit damage aumentato del 15%.
Poi abbiamo un'altra che è praticamente la risonanza. Una volta utilizzato il patto della risonanza, si ottengono degli scudi che avranno la possibilità di assorbire del danno uguale all'1% rispetto ai nostri massimi HP per due turni. E aggiungere anche l'effetto di Amber. Cos'è l'effetto di Amber? Ovviamente ve lo faccio vedere. Amber è praticamente il personaggio che ha uno scudo addosso, avrà la possibilità di massimizzare ancora di più il danno assorbito dallo scudo. Questo danno in eccesso che viene assorbito dallo scudo viene successivamente invalidato. Quindi fino a quando noi abbiamo lo scudo e prendiamo danno anche ulteriore allo scudo, praticamente non subiamo il danno, per un turno ci viene praticamente risparmiato. E poi infine abbiamo anche la risonanza, che questa secondo me è la risonanza veramente forte che rende questo patto veramente veramente eccezionale, ovvero che ogni qualvolta si entra in battaglia l'energia del patto di risonanza viene incrementata del 40%, e inoltre abbiamo la possibilità di incrementare un 3% aggiuntivo ogni qualvolta un nostro alleato garantisce scudi. Quindi con Gepard che li garantisce a tutti, Marzo che li garantisce a un personaggio e appunto il main character che garantisce scudi, immaginate quanto diventerà veloce appunto l'attacco del nostro patto. Quindi cominciamo, oserei dire di cominciare, e vediamo quale curio riusciamo ad ottenere all'inizio. Niente di buono, però prendiamo questo che è quello migliore, almeno guadagniamo qualcosina in più. Vado a fare i combattimenti e vediamo che cosa ci esce come power up. Ok, prima battaglia e già cominciamo bene. Quindi preservation a 2 stelle che va benissimo. Qui resettiamo. Altro preservation. Perfetto. Quindi già siamo a 2, quindi con il prossimo già ci portiamo a un buon punto per sbloccare il primo attacco. Benissimo. Stiamo andando veramente veramente bene e già abbiamo sbloccato il nostro attacco già al primo piano, il che è ottimo. Come inizio stiamo andando veramente veramente bene. Continuiamo. Qui non è andata benissimo. Andiamo avanti. Perfetto. Altro preservation. Dobbiamo ottenerne 6, quindi già ne abbiamo 4. E direi che sta andando molto 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 bene. Vi faccio vedere già un pochettino come funziona con questo avversario, dove praticamente noi ci baffiamo prima con Gepard, mettiamo gli scudi già di default e vedete già comunque la barra è praticamente molto alta. Man mano che noi mettiamo gli scudi ovviamente si ricarica e poi effettuiamo l'attacco, però visto che ancora non siamo messi benissimo al 100%, ci vediamo dopo. Ok, abbiamo altro preservation. Ok, siamo praticamente a 5, quindi già il prossimo ci consente di avere ciò che ci interessa. Quindi qui possiamo andare. Tra l'altro doppio combattimento che non è affatto male. Vediamo se siamo già carichi. No, vabbè, si ricarica sempre in quel modo, quindi ci vediamo appena possiamo giocare un po' più scialli. Ok, qui dobbiamo resettare. E finalmente ragazzi ci siamo. Bene, ancora altro preservation. Perfetto. Allora, quello che vi consiglio io di prendere all'inizio è questo. Se giocate in preservation, a me serve la ricarica dell'energia al 40% subito e che si ricarichi più velocemente mettendo gli scudi. E adesso capirete il perché. Ok, quindi adesso dovrebbe esserci l'elite. Esatto, quindi noi ci arriviamo perfetti. Peccato che non possiamo mettere gli scudi iniziali, però va bene. E potete tranquillamente giocare in auto, ragazzi. Guardate già quanto è carico il patto. E iniziamo a fare già i danni come è giusto che sia. Lui è infame in realtà come nemico, perché lui forse... effettivamente un po' di problemi potrebbe crearmeli, perché vedete frizza, quindi sì, quello potrebbe essere un problema in realtà. Allora qui fermo, non facciamo nulla. Vi faccio vedere. Allora, prima mettete con Gepard gli scudi qualora dovesse succedere, e poi fate il patto.
Boom. 11.000 a botta. E immaginatevi col critico, che diventeranno 15-16.000 a botta. Quindi estremamente positivo come danno. E guardate anche quanto si ricarica in fretta il patto. Col fatto che noi mettiamo gli scudi, guardate quanto carica. E facciamo danno. Ogni volta che mettiamo gli scudi, vedete che aumenta il danno, cioè aumenta la ricarica, perché funziona esattamente così. Quindi con Jeopard che mette praticamente gli scudi a tutti. Boom, guardate come si è caricato. E ora appena prendiamo i critici, ragazzi, sarà tutta una discesa. Sarà letteralmente tutta una discesa. Anzi, forse è stata quasi una fortuna trovare questo boss adesso. Perché averlo trovato, cioè trovarlo possibilmente più avanti, poteva rendere il tutto effettivamente un po' più stressante in realtà. Invece così va benissimo. I danni li facciamo tranquillamente e giochiamo easy. Perfetto, perfetto, stiamo andando da Dio. Robe of the Beauty. Ah no, questo è quello per i... No, questo è quello per i fragment. Vabbè, dai, teniamocelo lo stesso. Anche se noi rerolliamo, però... Va bene, teniamocelo. Teniamocelo, dai. Andiamo avanti. Adesso ci prendiamo Natasha. Non si sa mai qualsiasi cosa succeda. Ci prendiamo Natasha come personaggio, che possiamo sostituire nel caso... a Bronya. Io ripeto, sto portando Bronya solo per una questione mia, sto provando, sto testando insieme a voi. Io già l'ho completato e vi posso dire che questo team con Natasha al posto di Bronya funziona. Questo assolutamente sì, mi permette di scegliere uno nuovo, va benissimo. Ok, a questo punto direi che i combattimenti li possiamo anche far vedere in realtà, perché adesso dovremmo essere molto più veloci, perché si ricarica praticamente subito. Sì, error code. Ci prendiamo questo, che mi manca. Almeno lo prendiamo. Tanto sono abbastanza sicuro con... sono abbastanza tranquillo, in realtà, con il patto che possiedo. Riusciamo a fare comunque dei bei danni, poi si ricarica anche abbastanza in fretta, quindi... Anche per farvi vedere appunto come funziona proprio normalmente. Cioè potete giocare tranquillamente in auto, e questo è il vantaggio... Uno dei vantaggi è proprio questo. Vedete, giocare in auto, che è una grandissima roba. Allora, resettiamo. Questo addirittura è nuovo. Questo addirittura è nuovo, non ce l'avevo. La cosa che consiglio sempre è di mettere gli scudi prima con Jeopard, se avete la possibilità di farlo. Ora in questo caso no, perché c'è il nemico là dietro. Però, e tra l'altro qui non abbiamo nessun vantaggio strategico. Vedete, già praticamente li abbiamo shottati due. Ora qua giustamente i nemici hanno un po' più di HP, quindi qui adesso siamo un po' più lenti, perché mi servono i critici. Devo assolutamente trovare forse l'ultimo addirittura mi manca, come forse sì, mi manca l'ultimo, e riusciamo praticamente a fare l'aggiunta dei critici. Una volta aggiunti anche i critici, ragazzi, non ci ferma letteralmente più nessuno. Oh, perfetto. Dovremmo, esattamente, eccoci qua. E adesso prendete questo, dove praticamente abbiamo la, l'attacco del patto della risonanza diventa critico a prescindere. E qui, ragazzi, qui adesso è una passeggiata. Qui adesso diventa tutto una passeggiata, perché guardate che cosa succede da adesso in poi.
Esatto. Praticamente i critici diventano pazzeschi. Soprattutto se ci mettete insieme Jeppard, che ovviamente Jeppard poi aumenterà gli scudi ancora di più. Non ci sarà paragone per quello che succede. Letteralmente, non ci sarà paragone. Andiamo ancora avanti. Vediamo se riusciamo a prendere tutti praticamente i potenziamenti. Sarebbe un record per me. Non mi è praticamente mai successo di prendere tutti e tre i potenziamenti dello stesso fatto. Sarebbe figo. Ok. Boom. Ecco, sono praticamente morti già. Noi praticamente carichiamo a bestia. Ecco, ora fare per esempio un attacco del patto così, con tutti sti scudi, sarebbe stato molto interessante. Non ci credo, mi stanno uscendo veramente solo preservation. Pazzesca sta roba. Ecco, lui è infame trovato come secondo elite. Potrebbe essere infame, ma siamo riusciti ad avere i critici, quindi in realtà dovrebbe andare bene come roba. Allora, facciamogli evocare i minion. Esatto. E ora boom, li buttiamo tutti giù. E da qui giochiamo in auto. Esatto, perché qui l'auto subito non conviene, perché altrimenti rischiate di sprecarlo prima che lui evochi i minion. Invece prima gli fate evocare i minion e poi utilizzate l'attacco automatico. Ecco, anche qua per esempio a me forse conviene aspettare ora. Ok, lui qua adesso cerca di... Lui ora qua cerca di fare qualcosa, ma ovviamente non riesce a fare nulla. Qua evoca e noi utilizziamo subito questo. Boom! Non li abbiamo shottati purtroppo, però... Qui mettiamo di nuovo l'auto, perché adesso qua possiamo metterlo. Il tempo che eliminiamo tutti, praticamente noi ricarichiamo ancora la nostra barra, perché adesso la velocità di ricarica è diventata pazzesca. Vedete, già abbiamo ricaricato praticamente. E sono 21k ogni volta che carichiamo, quindi sono tantissime. Lui non riesce praticamente neanche a potenziarsi, perché i nemici li eliminiamo ancora prima di permettergli praticamente di assorbirli. Ora qui è... vabbè, qui avrei preferito aspettare un attimo in modo tale da eliminare anche i minion, perché lui ora qua, esatto, li evoca. Beh, speriamo di ritornarci in fretta. Dovrei farcela in realtà. Dovrei riuscire a tornare a rievocare il patto, in teoria. No, li ha assorbiti tutti. Porca miseria. Cioè, l'avevo appena caricato il patto. Pazzesco. Qui purtroppo sono stato sfigato. Qui rischiamo, perché qua prende un potenziamento in attacco con 4 minion molto forte. Fortuna che l'ho breccato. Ok, noi però qua adesso possiamo fare una bella sompata di danni. Vedete, portare Jeppard praticamente avanti grazie a Bronya mi velocizza il tutto. Mi velocizza decisamente il tutto. È una buona strategia in realtà questa. Avere Bronya che ti porta davanti, ovviamente per chi ce l'ha, Io ripeto, sto letteralmente testando. È un test che sto facendo in live, letteralmente. Cioè, in live, lo sto facendo mentre registro. È una sorta di mia curiosità, no? In modo tale da far ricaricare il prima possibile a Jeppard i suoi scudi, per permettere poi successivamente di fare più danni, no? Tipo ora, vedete che ha ricaricato subito gli scudi.
Boom. Poi tra l'altro abbiamo anche il danno quake damage ogni volta che veniamo attaccati, quindi madonna, veramente stiamo prendendo Wax of Preservation e c'è anche Fortune Glue. Ragazzi, qui è brutta, qui è difficile. Io probabilmente andrei con il Wax perché me lo prendo garantito intanto un altro. Sì, andiamo. Sì, andiamo, andiamo. Ragazzi, ho fatto tutti i potenziamenti del patto preservation. Non mi era mai successa sta cosa, ragazzi. Non mi era mai successa. È incredibile quello che sono riuscito a prendere qua. È incredibile, non mi era mai successo. Non mi era mai successo. Cioè, io a questo punto posso anche decidere di non consumare i fragments. E che però se trovo il Kaip... Replace all Curios. Questo potrebbe essere buono, perché se mi capita il Curio che mi aumenta il patto, i danni del patto... Eccolo! Benissimo. Dr. Rob, ragazzi. Dopo essere entrati in battaglia, usa, cioè praticamente ci consente di avere la rigenerazione del patto completo e di fare il danno con la risonanza del patto del 40% in più. Ragazzi, c'è. Veramente. Questa è praticamente la run migliore che mi sia mai uscita. Probabilmente, tra l'altro, nel mondo 6. Cioè, registrata in camera. Incredibile. Sto controllando che registro. Oh, no! Obtain all blessing of destruction. Ottieni 2000. No, tutti i blessing della destruction. Non ci posso credere, ragazzi. Abbiamo adesso anche il patto destruction, che mi fa danni in base a quanti HP perdiamo. No, veramente mi è abbiamo rotto la run, ragazzi. Abbiamo letteralmente rotto la run. Se avessi avuto l'altro... Ah, non me l'ha fatto scegliere? Forse perché ancora non l'ho sbloccato? Forse effettivamente... Ma... Ah, vero che io avevo il biglietto. Ho rischio. Madonna, che rischio che ho preso. Che rischio che ho preso. Che rischio che ho preso. Perché rischiavo di scoppiare male. Con il ticket non ci avevo pensato più. Guardate quanto danno faccio, c'ho 30k. Faccio 30k praticamente a botta. Madonna. Ragazzi, tutti. Io veramente non li ho mai avuti tutti i patti del. Tutti i potenziamenti del Blessing. Non mi è mai successa sta cosa. Mai successa, è la prima volta. Veramente non so neanche io cosa succederà. Proprio non ne ho idea di che cosa succederà. Peccato che purtroppo non riusciamo a fare entro 4 turni perché sarebbe stato figo. Però madonna, ottenere 2000 relic con il mantello che avevamo prima, se non l'avessi rerollato, sarebbe stata una combo allucinante. Una combo allucinante. Però ovviamente non lo potevo sapere, ho rerollato, ho ripreso. Try that again.
Però non so, probabilmente per una questione di... Forse per una questione di sicurezza in più mi converrebbe portare Natasha al posto di Bronya a questo punto, perché almeno mi posso curare. E vabbè, qui, oddio. Ah, eppure posso fare questo. Beh, però questo è quando un character... è after a character. Vabbè, no, dai, proviamola, proviamola così. Sì, la voglio provare senza healer. Proprio andiamo a muso duro. Andiamo letteralmente a muso... Madonna, ragazzi, guardate quanta roba. Allora, scegliamoci i potenziamenti da fare. Allora, dovrebbe esserci, se non sbaglio... Forse non l'ho presa. Ci stava quella che mi aumentava il crit. Ok, potenziamo questi due. Vediamo gli effetti combinati di questi due. Ok, andiamo dal boss. Mettiamo gli scudi subito con Jeopard. E via. Guardate quanto scudo ho messo con Jeopard. Madonna. Impressionante. Tipo una 70k io ho fatto. Ma non capisco perché sto perdendo vita. Sarà forse qualche patto. Sarà forse qualche effetto collaterale del patto della distruzione, mi sa, Potrebbe. Sì, perché il patto della distruzione funziona con gli HP che mi vengono ridotti, quindi quasi rischia un po'. Vabbè, madonna, mi ha completamente disintegrata. Ecco, ora c'è Bronya che qui potrebbe dare dei problemi. Quindi dobbiamo cercare il prima possibile di... Probabilmente un effetto... Allora vediamo se riusciamo a fare tutto così. Esatto. Ok, ora possiamo andare avanti. Come scudi siamo messi bene, in realtà. Diciamo che sono un po' preoccupato per questo. Perché ho questo effetto che sicuramente è un effetto... È sicuramente un effetto del patto Destruction. Ok, Bronya è morta, perfetto. Qui Bronya dà un sacco di problemi nella seconda fase. Probabilmente la seconda fase è quella più difficile. Perché Bronya fa skippare i turni praticamente a... Fa skippare i turni a Cocolia e ci mette in difficoltà. Perché attacca a tempesta. Mentre invece qui riusciamo fortunatamente ad andare avanti. Ora, l'ultima fase dovrebbe essere forse un po' più gestibile. La mia paura è semplicemente il fatto che io mi levo gli HP attaccando. Quindi un pochettino ho paura in realtà. Anche se come scudi siamo messi benissimo. Come scudi siamo messi benissimo, però
il fatto di perdere un po' di danno mi preoccupa. Madonna mia. Praticamente 50% di HP con un attacco solo. Vedi, la miglior difesa è l'attacco, solitamente si dice. In questo caso la migliore, il miglior attacco è la difesa. Ok, facciamo attenzione. Abbiamo un buon quantitativo. E fine, abbiamo vinto. Questo era il mondo 6. Abbiamo completato il mondo 6 con il patto della preservation. Avrei potuto giocare più safe con ovviamente Natasha. Vi ricordo, ragazzi, che questa è stata una prova che ho voluto fare io per vedere appunto se con Bronya in party avessi velocizzato un pochettino tutta la situazione. In realtà sì, l'ho velocizzata, ma avevamo degli scudi talmente forti e la possibilità di mettere talmente tanti scudi che veramente, come avete visto, abbiamo completato il mondo 6 in una facilità assurda. Ecco qua, questi sono i nostri risultati finali e direi che è andata strabene. Direi che è andata strabene. E ovviamente difficoltà 1. Per quanto riguarda le difficoltà 2, non credo di fare dei video, perché comunque le difficoltà 2 sono lo stage, sempre sono lo stesso stage, però con appunto gli avversari un po' più forti. E per quanto ovviamente si potranno affrontare gli avversari più forti, io li ho sempre affrontati comunque col patto, questo, col patto preservation. In realtà ho affrontato sia il mondo 2, ho affrontato sia il mondo 3 che il mondo 4 con preservation. Il mondo 5, forse, se mi andrà così un po' per il meme, lo proverò con il patto Nihilti. Quindi con i dot, praticamente con il party che riesce appunto ad eseguire i dot damage, ma voglio vedere un pochettino come funziona e basta, fondamentalmente basta, perché per il resto non ho intenzione di fare altri video. A me serviva semplicemente indirizzarvi nel completamento dei mondi in generale per ottenere le ricompense, perché credo che siano le cose che vi interessano di più. E per il resto niente, ragazzi, io spero che queste guide o comunque questi video vi siano stati utili. Spero di vedervi ovviamente in live su Twitch o comunque su Discord. Io vi saluto, vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.